Salve a tutti, sono Gianluca Landi e vi voglio parlare oggi dell'affidabilità degli alert roll. L'affidabilità è un parametro, una formula, un algoritmo, mettete un po' come la volete, da me inventato, che è qualcosa, a mio modesto parere, di straordinario. Questo perché? Perché è un parametro che ci dice quanto un alert è affidabile oppure no. Prima gli alert erano tra virgolette tutti uguali, quindi quando veniva fuori un alert roll non si sapeva quanto questo potesse più o meno essere affidabile. Dovevo andare un attimino io a vedere la partita e rendermi conto se era un alert questo più affidabile oppure no. Invece con questa formula, che diciamo è un po' slegata anche, diciamo è una formula particolare, che prende dal fatto che io sono oltretutto uno sportivo, uno che ha giocato a buoni livelli a calcio, ma ha fatto tutti gli sport e quindi conosco come funzionano tutti gli sport. Quindi ho in questa formula c'è non solo ci sono delle cose matematiche e delle cose statistiche per quanto riguarda l'alert, ma c'è anche un qualcosa che va oltre. Ok? Sono riuscito a inserire in questa formula un qualcosa di particolare che, ripeto, chi lo utilizza e vede anche tutti i file Excel che sono sul mio sito web dove sono gli alert all'affidabilità, capisce quanto questa è buona. Nella prossima versione dell'alert goal, adesso che non so dirvi esattamente quando uscirà perché adesso stiamo finendo score trend, ecco, l'affidabilità sarà ancora più perfezionata. E adesso spiegherò il perché in questa fase dovete stare attenti soprattutto sulla fidabilità del primo tempo e del secondo tempo. Andiamo a vedere innanzitutto come funziona l'affidabilità e dove è scritta nell'alert goal. Prendo subito l'alert e andiamo a vedere dove sta. Ecco, questo per esempio è il canale alert del mega alert e questo è un diciamo un qualsiasi alert. Ecco, prendiamo questo, per esempio, come vedete, c'è la dicitura top, campionato brasiliano, c'è il nome della squadra, il risultato e il minuto dell'alert. Ecco, questo alert è arrivato al 56esimo minuto sul risultato di 0-1 e qui vedete che c'è l'affidabilità 5.54. Prendiamo l'altro caso, come vedete c'è International Flamengo, risultato 0-2, minuto dell'alert il 23esimo, affidabilità 5.65. Quando dopo il 20esimo vedete un'affidabilità superiore a 5, questo perché? Perché nei primi 20 minuti può capitare che alert arrivino con un'affidabilità di 10, 11, 12, questo solamente nella prima parte della partita, nei primi 10-15 minuti. Questo numero è altissimo, ma non lo ritroverete mai a partire, non so, dal 30esimo minuto del primo tempo o nel secondo tempo. Quindi cosa vuol dire questo? Se vi arriva un alert, un'affidabilità nei primi 10-15 minuti superiore a 8-9 è ottimo, vuol dire che è un alert con un'affidabilità veramente veramente elevata. Ma se a partire dal 20esimo minuto, 22, 23, 25, vi trovate un alert con un'affidabilità superiore a 5, in questo caso 5,65, e soprattutto a partire dal 30esimo minuto del primo tempo sino alla fine del primo tempo, un alert con un'affidabilità superiore a 5, in questo caso ne è arrivato uno, poi subito dopo un altro con un'affidabilità che è aumentata ed è passata a 5,81. Ecco, due alert che arrivano a distanza di qualche minuto, un 3 stelle e un alert normale con un'affidabilità superiore a 5 che va a crescere. Ecco, questo particolare alert ha una probabilità veramente veramente esagerata di uscire superiore all'80-85%. Infatti in questo caso hanno segnato la partita e hanno fatto l'1-2, mi sembra intorno al 41esimo minuto. Quindi dovete vedere questo stesso discorso, mi sembra domenica, anche questo, in questo caso un alert 5-5 dopo il 20esimo minuto e anche qui hanno segnato il primo tempo. Anch'io questo l'ho fatto, è andata alla grandissima, questo no perché dormivo a quell'ora, alle 2 del mattino. In questo caso, come vedete, c'è anche average, che cos'è? È la media gol della squadra che gioca in casa, per
più i gol fatti subiti della squadra che gioca in casa, fatti subiti di quella che gioca in trasferta, diviso 2. Quindi in questo caso avevamo anche questo parametro e nell'alert c'è scritto, quindi 2,64. Dinamite è un alert, diciamo, molto particolare, con ancora una probabilità maggiore di uscita. Ecco perché in questo momento chi non lo fa questo di mestiere, chi ha poco tempo per seguire, chi non ne capisce ancora tanto, io suggerisco di utilizzare il mio canale Mega Alert, perché ha dei numeri che sono straordinari, con delle percentuali di uscita veramente, veramente notevoli, che adesso vi farò vedere. Quindi in questo modo voi vedete l'affidabilità. Se vi vedete che, ad esempio, c'è un alert con un'affidabilità inferiore a 3, io per esempio non lo prendo neanche in considerazione, soprattutto sabato e domenica, quando ce ne arrivano tanti. Durante il giorno vado a vedere eventualmente che squadra è. Per esempio, è capitato qualche volta che mi sono trovato un alert al primo tempo, un'affidabilità di 3 su Bayern Monaco, l'ho fatto ed è uscito, però determinate squadre. Per il resto io dico lasciate stare, andate a fare soprattutto quelli sopra 4 e ancora meglio sopra 5. Nel secondo tempo invece, se trovate un alert con un'affidabilità superiore ai 5, ecco, quello è veramente tanta roba. E infatti questo qua mi sembra che hanno segnato, era 5,54 dopo il 55esimo minuto, ha un'affidabilità elevatissima. Questo perché in questo momento, diciamo, non si può fare distinzione ancora della affidabilità, e quindi dovete fare questo particolare calcolo voi. Calcolo, non c'è niente, nessun calcolo, sono andato a sapere che nel secondo tempo un'affidabilità superiore a 5 è tantissima. È arrivato una ventina di giorni fa su una squadra austriaca al 62-65 un'affidabilità di 7,7, inutile da dire che hanno annullato 2 gol, ma poi il gol è arrivato subito poco, e già a una quota mi sembra di 1,9-2. Cioè, è con un alert e un'affidabilità 7,4 nel secondo tempo c'è poco da fare, e la probabilità che segnino è molto superiore al 90%, e infatti hanno segnato. Qualche caso mi sono trovato anche degli alert con affidabilità 6,5. Quindi stesso discorso, quindi qui vi trovate, diciamo, tutti le varie affidabilità e gli alert. Ecco, in questo caso 1-1, ecco, alert sul gol vuol dire che qui hanno segnato da poco il gol all'interno dei 3 minuti. Quando c'è un alert sul gol io suggerisco di non farlo. Dico di non farlo, soprattutto se siamo sul risultato di 1-1. Nel caso, per esempio, perché lo lasciamo, fosse anche un alert sul gol e una squadra nettamente sfavorita mi passa in vantaggio con una squadra invece nettamente favorita, mi arriva un mega alert, anche se fosse un alert sul gol con uno stake più basso, però lo potete fare, perché come vedrete segnano. Però come default suggerisco alert su gol o super alert su gol di non farli. Poi chi ha più esperienza, chi è tanto nei canali, sa che anche quelli, diciamo, hanno buona probabilità di uscita. Però per gli altri suggerisco per il momento di non farli. Andiamo a vedere adesso un'altra cosa, i risultati del canale Mega Alert. Ok, come vedete qui sopra vi vedete diciamo il file Excel. Ecco, come vedete, guardate, c'è il parecchio verde. Come si fa a leggerlo, oppure cosa dovete andare a vedere, come vi suggerisco? Vedete, per esempio, qui sopra, prendiamo qui qualcosa, questi qua, ecco, questi sono quelli HT. Per esempio, vedete, questo qua è arrivato 1-3, scusate, è arrivato sul risultato qua, risultato alert 0-0, è arrivato al 24esimo minuto. Era questo qua che stavo prendendo, il polacco, che era 1-3, questo qua è arrivato 0-0, all'alert è arrivato 0-0, sul risultato di 0-0, è arrivato al minuto 11, un 5 stelle con un'affidabilità di 7,27, guardate, al 42esimo hanno segnato. Stesso discorso quello successivo, sempre un 5 stelle, è arrivato sul risultato di 0-0, all'11esimo un'affidabilità elevata, 7,73, anche al 42 hanno fatto. Guardate, questi due, anche il successivo, anche questo, che è quello, diciamo, è un alert arrivato, come avete visto,
prima un 5 stelle su Portogallo, poi è arrivato il 3 stelle, vedete, sempre con una affidabilità elevata, il discorso che vi ho fatto prima, e hanno segnato. Noi li abbiamo messi tutti e due, perché? Perché mi sono arrivati due, un 5 stelle e un 3 stelle, per farvi vedere che quando arrivano uno di fila all'altro con una affidabilità così elevata, poi segnano. Qui sopra invece è stato l'MLS americano, 3 stelle, un alert HT, sul risultato di 0-0, arrivato al 21esimo minuto, affidabilità 5,70, che è questo ottima, al 31esimo hanno segnato. Quello, come vedete, guardate quante prese HT e vedete anche i minuti e vi rendete conto quali sono il valore delle quote. Io suggerisco comunque HT di entrare almeno a quota 1,7, diciamo come minimo arrivano, quando arrivano nel primo tempo sono a 1,5, possono essere del campionato olandese più basse, Bayern Monaco più basse, ma voi cosa fate? Entrate a partire da 1,7 a scaglioni, a salire, come ho già spiegato. Tante volte, come vedete, vi segnano a 40-42. Io tante volte, con un po' più di esperienza, vedo la partita, conosco anche un attimino le squadre e entro dopo il 30esimo minuto. Con delle quote, se fate, io banco gli under, è la stessa cosa fare l'over, per farvi capire, con delle quote che sono over 0,5 HT superiore a 2,80, addirittura 3, 3,5 o 4. Io entro a quei livelli. Conosco un attimino le squadre, so più o meno quando possono segnare e cerco di entrare. Ovviamente tante volte mi va male, nel senso segnano prima e va bene, pazienza, passo al prossimo alert, non mi dispero e vado al prossimo. Qui sopra comunque vi vedete tutti i risultati che poi potete andare a filtrare per risultato, per affidabilità, per, diciamo, per tipologia di alert, e vi rendete conto da soli quali sono i risultati, diciamo, dell'alert call. Quindi vi suggerisco di vedere bene come funziona il mio alert. Vi ho voluto parlare dell'affidabilità perché, ripeto, è un qualcosa di straordinario che a me sta aiutando moltissimo, anche perché l'alert è nato per il mio utilizzo e poi l'ho reso disponibile agli altri, come tutta una serie di cose che ho fatto. Quindi vi suggerisco di guardare molto bene i file Excel che ho postato e di vedere se l'alert call può fare al caso vostro. Io ripeto, qualcuno mi dice cosa fai adesso, come operi, via dicendo. Adesso io non ho più il tempo che avevo prima per studiarmi le partite. Adesso io faccio scalping, perché scalping basta che accendo la TV, vedo la partita dove la devo vedere io. E vedo la partita e posso fare scalping senza studiare, oppure utilizzo gli alert, perché con gli alert mi arriva l'alert e vado subito a vedere su Score Trend, che poi ve ne parlerò, e su vedo altre statistiche che poi saranno tutte su Score Trend e posso entrare immediatamente sull'alert e basta. Quindi faccio scalping e alert, e vabbè, poi ogni tanto faccio sempre qualche mio BTS, no, cioè entrambe le squadre segnano, no, perché quello mi piace tanto. E in altri casi, diciamo, posso fare anche punta alla squadra di casa, via dicendo, però tendo a fare soprattutto adesso lo scalping, perché lo scalping è la mia passione, devo tutto allo scalping, e poi come lo so fare io, non penso che ci sia qualcun altro che lo possa fare meglio. E poi faccio gli alert, perché gli alert non mi serve adesso più studiare nulla, arriva l'alert, so che una probabilità di uscita elevata e quindi posso metterlo a fare. E poi, insomma, faccio anche qualcos'altro. Quindi vi saluto e al prossimo video.